cosa che mi è capitata di leggere in un libro di questo insegnante italo-americano che si chiama Lewis Scaglia, che il titolo sembra una roba molto occhi del cuore, cioè vivere, amare e capirsi. E lì fa notare un aspetto che a me ha incuriosito molto riguardo all'istruzione, riguardo forse anche alla comunicazione che si può creare tra insegnante e allievo, forse. E il fatto di come lì fa notare l'elemento, che è l'aspetto forse di formalità del rapporto tra un insegnante e uno studente, tra l'allievo che apprende e l'insegnante che è quello che ti dà un'informazione. In una maniera in cui, ad esempio, non si crea forse un rapporto che non è umano, cioè in cui l'insegnante sembra questa figura che sembra quasi crescere i bimbi in una campana di vetro, cioè tu stai lì, non hai idea delle sofferenze, delle problematicità del mondo, tu stai lì, ti guardi Teletubbies per il resto della tua infanzia. E il resto del fatto che, ad esempio, succedano delle robe là fuori, non hai conoscenza finché non cresce, volendo poi crescendo quell'entrare in contatto senza avere un qualcosa di progresso diventa quasi traumatico. Non so. Ascolta, no, dire che non è umano è sempre sbagliato, non è paritario, ma è umano perché è sempre un pezzo del mondo umano. Ho avuto fino al primo trimestre della quarta elementare delle suore che si chiamavano Suor Corrada, Suor Riccarda, avevano i baffi. Erano terrificanti, però comunque io non me le ricordo male. Erano pesantucce, ma non mi hanno traumatizzato. Anche se all'asilo queste qua mi avevano spiegato che c'erano i comunisti che mettevano i bambini nel forno, letterale, eh? Letterale. Non è che sono quelle cose che dicono, ai, i comunisti mangiano i bambini. Ma la storia del comunista che aveva messo nel forno il bambino perché la mamma lo aveva battezzato. Me l'hanno raccontata e me la ricordo ancora, avevo 4 anni all'asilo. Dopodiché, al secondo trimestre della quarta elementare, vado da un maestro, perché cambio città, vecchio repubblicano romagnolo, anticlericale al massimo. A parte che ci faceva dire cacca, pipì, merda, eccetera, eccetera, tutto il tempo. Quando io arrivo mi ha cominciato a dire tu stavi dalle suore, belle stronze, cioè così. Poteva sembrare un'esperienza traumatica. Io mi ricordo questo passaggio. Cioè, il vedere che nella stessa istituzione che si chiamava scuola, continuando a fare le cose, perché io continuavo a scrivere, continuavo a fare queste cose qua, e questo qui era autoritario, a un certo punto che mi ricordo che fece male la riga, mi diede un ceffone proprio così, però io mi ricordo, e questo è un punto per me importante, la varietà degli esseri umani, la varietà delle esperienze. Cioè, per me complessivamente la cosa bella della mia infanzia è stato che sono passato da una situazione all'altra. Secondo me bisogna dare spazio alle persone. Poi ci sono le differenze tra gli esseri umani, che sono una delle cose più sorprendenti che esistano. Ci sono delle persone che sono degli stronzi e non c'è niente da fare ed esistono. E se qualcuno mi dice che non esistono gli stronzi puri, io dico che non hanno conosciuto il mondo. Perché ci sono, e ci sono delle persone che sono generose quasi per istinto, e c'è gran parte dell'umanità che è in mezzo, e che a volte è l'una cosa e a volte l'altra. Ecco, e però la cosa bella è che tu ti confronti con questa varietà di esseri umani Però gli stronzi sono più interessanti. No, non sono, no, non sono assolutamente d'accordo. Gli stronzi sono interessanti dell'Otello, Iago è più interessante di Otello. Ma è più interessante l'Otello che Madre Teresa di Calcutta. Caratterialmente parlando, Non se sono si vuole parlare di d'accordo, debolezze dell'essere non sono umano, d'accordo, non sono è più d'accordo. interessante un sociopatico, un psicopatico di Allora, una Iago è persona. uno psicopatico, Otello è uno che si fa vittimizzare da uno psicopatico ed è un violento. Madre Teresa di Calcutta è una persona che ha cambiato un pezzo di mondo perché lo ha Assolutamente. fatto e a me mi incuriosisce anche lei, ma perché no? Lo sai qual è il tuo vizio? Che è un vizio tipico del nostro tempo. Pensare che l'odio è più interessante dell'amore e che la merda è più interessante del bene. Il bene è più interessante del male. È meno ovvio. Il cattivo ha una tara, cioè c'è una tara, c'è Ma nel cattivo qualcosa. tu cerchi il bene, non cerchi il male. No, 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 non lei cerca anche il cattivo cattivo. Cioè dice, vabbè, sono tutti io come i vampiri, che cazzo è? Ascolta, noi siamo circondati dal noir.
è il genere più diffuso nel mondo. E il noir è centrato sul fatto che sono tutti un po' cattivi e un po' buoni. Certo. Io penso che ci siano persone molto cattive, ci siano persone molto buone, e le persone molto cattive sono interessanti. Quelle molto buone sono anche più misteriose. Come sono rarissime. Sono rarissime. Ah, okay. Però sono più misteriose. Cosa c'è di misterioso? Sono buone. Cioè, no, sono buone. Io sto parlando della bontà, che è una cosa importantissima. Ma sono tutti controversi quelli buoni. Anche ci cioè, sono un sacco di. Cioè, cos'è un buono non controverso? Perché non ha delle parti che però come si chiamano? Che riesce a far fare la pace alla gente. E qui torniamo alla comunicazione imperfetta. Molto spesso i paceri giocano sui limiti della comunicazione fra tutti e cercano di fare capire le persone a vicenda. Succede. Mediazione, però vuol dire che c'è un filtro tra cattivo e buono, non c'è un buono assoluto. Ma non c'è chi parla di buono assoluto? No, però il cattivo assoluto c'è. No, non è assoluto, nel senso che io personalmente non lo manderei all'inferno. Nemmeno Hitler. Nemmeno Hitler, perché era un essere umano. A furia di metafisicizzare Hitler, abbiamo cambiato la storia umana. Non ci sono esseri umani diabolici. Non era un diavolo, era un grandissimo testa di cazzo. Mi sembra riduttivo, oppure dire che il problema era lui, sicuramente no. No, quello che voglio dire è che il personaggio sicuramente era complicato, interessante, drammaticamente schifoso, eccetera. Quello che voglio dire è che non era il male assoluto. E mi interessa dire che non era il male assoluto, perché non c'è il male assoluto, stiamo parlando di storia. Cioè, se vogliamo parlare di orrori, io sono prontissimo e ce n'è una quantità spaventosa. Il male assoluto è una cosa leggermente diversa, cioè che isola un personaggio, eccetera, e ne fa una figura metafisica. Da questo punto di vista, La banalità del male di Hannah Arendt rimane un grandissimo libro ed è il libro più diffamato del Novecento. E perché il libro più diffamato del Novecento? Perché è scomodo quel libro lì. Però è così, certo che erano banali questi qua. Io sto leggendo le memorie dei peggiori. Sto leggendo i diari dei peggiori, cioè i Lichmer Rossi, il capo di Treblinka, Stangl, il capo che ha distrutto Varsavia, Stroop. Sto leggendo delle cose spaventose che la gente mi dice chi te lo fa fare. E nessuno di questi è assoluto. Cioè, si pongono tutti dei limiti. È evidente che non c'è il buono assoluto. Però mi interessano le persone buone, perché sono poche, perché sono complicate anche loro e perché noi siamo un mondo che crede che esista il male e non crede che esista il bene. E io mi sono rotto il palle di questa cosa qua. Beh, no, come? Però non sono d'accordo. Su cosa? Perché nel momento in cui si parla di bene e di male, cioè cos'è il bene? Il bene può essere delle azioni buone, però il bene non sta solo nelle azioni buone. Se tutte le persone che si comportano in maniera buona, no, allora prima di tutto ci sono delle persone generose, ci sono delle persone che guardano oltre se stesse, oltre i propri interessi e così via, e ci sono, cacchio, e non è ovvio che ci siano. L'economia politica non li spiega. Tu riusciresti a dire che cos'è che può farci dire che una persona è buona? Sì. Ecco, dai. Sì, in molti casi le testimonianze delle persone che ci hanno avuto a che fare. Dai. Cioè ci sono delle persone che hanno avuto a che fare con dei personaggi, anche tipo Gandhi, ma qualcuno anche con Madre Teresa, che sono illuminati da queste persone. Cioè ci sono delle persone che spargono luce intorno a sé. Che lo facciano in assoluto, no, appunto, non puoi estrarre dalla storia. Però sono delle persone che lasciano una scia intorno a sé, che lasciano degli spunti, degli stimoli e così via. Soprattutto è che non sono meno complesse e meno interessanti delle persone malvagie. Persone malvagie ci sono, io sono molto interessato alle persone malvagie, appunto Iago per me è un caso, tra l'altro non so se lo sapete che la storia di Iago di Otello l'avrà inventata Shakespeare, l'ha inventata un signore che ha insegnato a Torino, all'Università di Torino, che si chiamava Giambattista Giraldi, detto Cinzio, che ha scritto una raccolta di racconti da cui Shakespeare ha preso diversi stimoli e uno di questi racconti si chiamava Il Moro di Venezia. Il Moro di Venezia non si chiamava Otello ed è tutta la storia dell'Otello. E c'è già tutto lì dentro. La parola assoluto, se ricordo bene, Peppino lo usa Bulgakov nel Maestro Margherita. Oh. Quando parla del diavolo assoluto, del male assoluto, eccetera, che non è un personaggio di per sé, ma è
E però c'è il diavolo, certo. E poi nel Maestro e Margherita c'è tutta la storia di Ponzio Pilato. Però lui ragiona su male assoluto, mi sembra sì, di ricordare. Sì, sì, ma perché lui si pone lo stesso problema e lo risolve introducendo come personaggio il diavolo. Il diavolo, naturalmente, però il diavolo non c'è. L'avete letto Lady Roxana di Daniel Defoe? Sì. È l'ultimo romanzo di Defoe. E Lady Roxana è una persona fondamentalmente di una malvagità profonda. Alla fine fa uccidere sua figlia ed è un romanzo di una ferocia spaventosa. Dopodiché Defoe, avendo fondato il romanzo moderno, ha affrontato di tutto, l'uomo totalmente solo e la donna assolutamente malvagia. Non dice che è un'assoluta malvagia, perché poi fa vedere una serie di elementi di questa donna, che sono, e lei è una che si innamora, ed è una che fa, lei si autodefinisce a whore, una troia, letteralmente, è come parte della sua vita, eccetera, però lo fa quasi per necessità. Dopodiché la cosa sconvolgente di Lady Roxana, che è interessantissima, è che è il primo personaggio della storia della letteratura che fa continuamente i conti della sua ricchezza. Tu capisci, cioè siamo nel 1724 e questo signore che dice nel romanzo che questa è una società dove i mercanti cominciano a contare più degli aristocratici, ti dice guardate il male adesso consiste nell'avidità, nell'arrivo di questo tipo di mentalità, di cui il capitalismo è un aspetto, ma con anche i suoi vantaggi, perché poi non è che nessuno di noi vorrebbe vivere nell'aristocrazia, ecco, tanto per essere chiari, e nel socialismo non ci siamo ancora arrivati. Però voglio dire, per esempio, il fatto che questo autore ti crei un personaggio che è una donna profondamente malvagia, però è scritto in prima persona, profondamente malvagia, che contemporaneamente è l'arrivo di una società fatta basata sui soldi, e lui ti fa vedere il nesso tra queste due cose. Cioè, non so se è chiaro quello che voglio dire, cioè secondo me, per esempio, questo è un modo di studiare il male. Da dove arriva adesso? Dall'avidità, da queste robe qua. Magari qualche tempo prima arrivava dallo schiavismo, dalle fruste. Sono contingenze queste. Sono storia. La storia è fatta anche di contingenze, certo. Ma il male non è assoluto, è storico. Esatto, ma è appunto per dire che non credo che esista questo male assoluto in una persona, almeno. Non credo che si possa sia fattibile. Stiamo parlando di figure storiche, certo. Stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi sì. Dell'umano. E della storia, che è il modo in cui l'umano vive nel tempo.